Il cinema è la più bella truffa al mondo. Da Ed Claudio, Alberto? benvenuti a Popcorn. Sigla. Benvenuti a Popcorn, la prima puntata, il film in uscita questo mese di cui abbiamo più voglia di parlarvi è Lei di Spike Jonze. Che ricordiamo è il regista di Essere John Malkovich e Del lato di Orchidee, nonché ex marito di Sofia Coppola, uno tra i più brillanti registi di videoclip degli ultimi 20 anni. La storia esplora il rapporto uomo-macchina, raccontando la love story tra Theodore Twolby, uno scrittore di lettere d'amore su commissione, interpretato da un baffuto Joaquin Phoenix, cioè il malvagio imperatore del Gladiatore, o il Johnny Cash di Quando l'amore brucia l'anima. È un sistema operativo senziente parlante che nella versione originale ha la voce di Scarlett Johansson, mentre in Italia sarà doppiato da Micaela Ramazzotti. La ricetta di lei è la seguente: una dose di fantascienza, 3 di melodramma, 2 di psicanalisi. A tutto ultimata possiamo aggiungere un Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Il risultato è ovviamente un film strano, particolare, come prevede il marchio di fabbrica del regista. La domanda di partenza è: come si supera la fine di una storia d'amore? Ma lo svolgimento cerca piuttosto la strada per far funzionare una relazione giorno dopo giorno, conservando l'amore al di là dei cambiamenti che necessariamente avvengono col passare del tempo. Nonostante qualche momento di stanca nella parte finale delle 2 ore, il racconto regge bene, a tal punto che forse potremmo immaginarci in carne ed ossa il personaggio tutto vocale del sistema operativo. Interessante poi anche la colonna sonora, che è composta da Arcade Fire e da Karen O, la cantante di Yeah Yeah Yeahs, e il cast al femminile, che oltre alla voce della musa Woody Alleniana, include anche Rooney Mara, cioè vista in Social Network e in Millennium, Olivia Wilde di Rush ed Amy Adams di American Hustle e L'Uomo d'Acciaio. Attorno al film è nata anche una disputa legale, perché due giovani autori hanno accusato il regista di aver rubato loro l'idea, prendendola da una sceneggiatura che avevano presentato la sua agenzia nella speranza di essere prodotto. Ecco a voi il trailer di Lei. Signor Theodore Twombly, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo. Vorremmo sottoporle alcune domande. D'accordo. Lei è socievole o asociale? Ultimamente non sono stato molto socievole. Come descriverebbe il rapporto con sua madre? Ma... Grazie, resti in attesa. Il suo sistema operativo si sta avviando. Ciao, eccomi. Ciao. Ciao, come stai? Buongiorno, Theodore. Buongiorno. Hai una riunione fra 5 minuti, proviamo a scendere dal letto. Sei troppo divertente. Bene, sono divertente. Voglio imparare tutto di tutto. Mi piace come guardi il mondo. Quando sarai pronto per una donna? Che vuoi dire? Ho letto nelle tue mail che ti sei appena separato. Sei una bella ficcanaso. Com'era essere sposati? C'è qualcosa che ti fa stare bene quando condividi la vita con qualcuno. Come si condivide la vita con qualcuno? Come stai? Direi che mi sto divertendo. Te lo meriti, sono contenta. È da tanto che non sto con una persona con cui mi senta completamente a mio agio. Cosa si prova ad essere vivi in quella stanza? Mi piacerebbe poterti abbracciare. Poterti toccare. E come mi toccheresti? I'm lying on the moon. Innamorarsi è una cosa folle. È come una forma di follia socialmente accettabile. Sai come un piccolo computer chiama suo padre? Non lo so come. Papa. Mi senti lì con te in questo momento? Non ho mai amato nessuno come amo te. Neanche io. Ora so che vuol dire.
Ora vogliamo consigliarvi un film che se non avete visto dovete recuperare e che se avete visto probabilmente avrete voglia di rivedere. Si tratta di I Love Radio Rock di Richard Curtis, che è famoso per una serie di commedie inglesi come Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Bridget Jones e Love Actually. Ambientato negli anni 60, racconta di una radio libera che per sfuggire alle severe leggi inglesi decide di trasmettere da una nave che si aggira al largo del Mare del Nord. Le avventure dei protagonisti, per metà DJ e per metà pirati, diventano il simbolo della ribellione giovanile di quegli anni. Il film va visto per almeno tre motivi. 1. È divertente, piacevole e ritmato. 2. Le canzoni scelte formano una perfetta compilation con i pezzi cult di quell'epoca. E 3. Perché fa rivivere perfettamente lo spirito ormai dimenticato delle radio libere. A questi motivi aggiungiamo sicuramente l'interpretazione del recentemente scomparso Philip Seymour Hoffman, che ricordiamo sicuramente per Magnolia, Il Grande Lebowski, Quasi Famosi, La 25esima Ora e Hunger Games. Ma che lascia qui un altro gioiello indelebile, vestendo i panni del conte, speaker pronto persino a arrampicarsi sull'albero maestro della nave per mantenere la leadership della radio. Dopo aver visto il film siamo certi che andrete a cercare su YouTube o negli extra del DVD la scena tagliata sul significato della vita, contenente un sudatissimo ballo sulle note di Get Off of My Cloud dei Rolling Stone. Intanto godetevi il trailer. Nel 1966 erano 571 le stazioni radio americane che sparavano il rock and roll 24 ore al giorno. Ma nel paese che vi ha dato i Beatles e i Rolling Stones, l'unico modo di ascoltare quella musica era sintonizzarsi su una barca. Siete in ascolto di Radio Rock e io sono il conte e conto su di voi per il conto alla rovescia verso l'estasi. Li chiamavano pirati. Radio Pirata. Sono topi di fogna, senza una morale. Vi posso presentare Carl? Sono Angus. Sono il conte. Sono lesbica. Sai cos'è una lesbica? Lo so. Che spasso, eh? I fan li resero famosi. Credi di poter amare un uomo con la barba alla Fu Manchu? No. Me la levo. Il governo li rese dei fuorilegge. I drogati e i delinquenti e i sodomiti pervertiti. Sono fiero di annunciare che sarò presto la prima persona a dire un baffa su Rock and Roll Radio. Ma rischiarono tutto. Non farmi questo. Perché? Siamo pirati, per questo ce ne stiamo qui in mezzo all'oceano. Per la musica che amavano. Addio! Noi li faremo chiudere. Non ci faranno chiudere. Credimi, troveranno il modo. Il governo aborre il libero pensiero. Da mezzanotte del nuovo anno, Radio Rock infrangerà la legge. Da Richard Curtis, il creatore di Notting Hill. Stanotte, le radio pirate muoiono. Quattro matrimoni e un funerale. Non gliela diamo vinta. Verranno a prenderci. Che ci provino. E Love Actually. Credevamo immortali, ma... Non puoi battere il potere. 3, 2, 1. Scherzavamo, amici! Rock! Cazzo! La Universal Pictures presenta una commedia su un tempo... Sono i migliori giorni della nostra vita. ...in cui l'amore non poteva tacere. La prima volta che ti ho vista, mi sono innamorato di te. E la musica poteva cambiare il mondo. Ma in tutto il mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni e tradurranno quei sogni in canzoni. I Love Radio Rock. Ecco perché mi hai chiesto il preservativo. Cosa? Buonanotte. Che cos'è che ha detto? Buonanotte. Al cinema. Il terzo e ultimo film che vi presentiamo oggi è un inedito. Sì, mi piace chiamare questi film dispersi, perché sono usciti in diversi angoli di tutto il mondo, ma sono inediti in Italia. Quindi non potremo vederli? No, invece possiamo vederli e anzi ci sono anche disponibili sul web i sottotitoli in italiano per poterli capire al meglio. Il film di cui vogliamo parlare oggi è Short Term 12, uno dei più premiati in tutti i festival del 2013. L'Italia l'ha anche sfiorata perché è arrivata fino al festival di Locarno, quindi proprio qua oltre, poco oltre il confine, e ha preso ben 10 minuti di applausi, ma non è mai arrivato nelle nostre sale oppure nemmeno in un video. Possiamo definirlo una commedia drammatica, perché tratta temi delicati ma con un tono leggero e a tratti davvero divertente. Racconta la storia di una giovane coppia che di giorno lavora a contatto con i problematici ragazzi di un riformatorio e di sera si trova a combattere contro il proprio, ancor più problematico, passato. Il film non potrà non piacervi se adorate l'alternanza tra lacrime e risate. Ricordate il primo giorno in cui avete visto La mia vita a Garden State? Aspettavate il ritorno di Brie Larson dalla serie United States of Tara. È proprio Brie Larson, che ha recitato parti anche in Scott Pilgrim o nel più recente Don John. Sì, e lei è la forza in più di Short Term 12, perché dà vita a un assistente sociale allo stesso tempo adorabile e tormentata.
Il personaggio di John Gallagher Jr., qui con la barba è completamente diverso da quello visto in The Newsroom, si definisce proprio quel personaggio invece di Brie Larson come la persona più strana e affascinante che abbia mai conosciuto in vita mia. Sono degli aggettivi perfetti per definire anche il film stesso, pervaso da una malinconia che commuoverà persino i cuori d'acciaio, ma traboccante di una sincerità che strapperà alla fine un sorriso emozionato. Vai col trailer. Hi. Nate, this is Grace. She's your new boss. Bro. Hey, nice to meet you. I would lose a tie if I were you. Here we go, Nate. Wait, what? Sammy! Okay. Nate, grab his feet, please. Welcome to Short 212, man. All right. How long do they stay here? Supposedly less than a year, but we have a few that have been here a little over 3. We just keep them until the county figures out where they're going to go next. What's growing out of my head? Flowers. They represent the peculiar thoughts that grow out of your gorgeous mind. This is Jaden. Last week, she bit her therapist's nose. I told her father we'd take good care of her. I take good care of everyone. Yep. I know the rules. No belts, no razors, no scissors, no fucking freedom. No cussing. Shit, I forgot about that one. Morning has spoken. Your dad's getting out of prison in a week. Do you want to talk about that? You know we can do this, right? You are the weirdest, most beautiful person that I've ever met in my whole entire life. Jaden, did your dad ever hurt you? Does he still hurt you? Grace, you are a line staff. It's not your job to interpret tears. Did she tell you that she was being abused by her father? She didn't have to. She's fucking scared. What the fuck did they teach you guys in grad school? Are you going crazy? Tell me why you still don't trust me. Just once, take the advice that you give your kids and learn to talk about what's going on inside your head. I can't do this. Why are you so nice to me? I love you so much, Grace. So much, it's insane. And we play big and small. Is that a real game or is that a game you just made up? It's a real game that I just made up. Prima della fine di questa puntata abbiamo il tempo per qualche notizia. Prima, Kevin Spacey ha chiesto a Woody Allen di poter lavorare con lui. È uscito il trailer del sequel di Sin City. Dopo averci raccontato la storia di Mark Zuckerberg, David Fincher potrebbe fare lo stesso con quella di Steve Jobs. Seth Rogen sta lavorando per trasformare in film il libro Console War sulla rivalità tra Sega e Nintendo. E Matthew McConaughey ha definito Interstellar, il nuovo film di Christopher Nolan, come l'opera più ambiziosa mai realizzata dal regista. Bene, ora che avete un po' di film da guardare, abbiamo finito. Da Claudio ed Alberto è tutto, siamo in saluti, abbiamo deciso di farli così, alla prossima. Oh, porca miseria. Ci sei diventato amico. Vedi, l'amicizia è il liquore che ti danno. Vogliono che ti ubriachi e che ti senti parte del gruppo. Beh, è stato divertente. Perché ti fanno sentire un fico. Io ti ho conosciuto. Tu non sei un fico. Lo so. Anche quando mi sentivo fico sapevo di non esserlo. Perché noi non lo siamo. E mentre le donne saranno sempre un problema per quelli come noi, nel mondo la vera arte ruota intorno a questo problema. Cioè, i belli non hanno spina dorsale. La loro arte svanisce. Loro rimorchiano, ma i più forti siamo noi. Sì, ora mi è tutto chiaro. Perché l'arte vera ha a che fare con il senso di colpa, il desiderio e sesso spacciato per amore, amore spacciato per sesso. Tu, diciamocelo, hai un grande vantaggio. Per fortuna eri a casa. Io sto sempre a casa, sono uno sfigato. Sì, anch'io. Stai andando forte, lo sai. L'unica moneta valida in questo mondo in bancarotta è ciò che scambi con un altro quando sei uno sfigato. Senti, il mio consiglio, non so che li consideri tuoi amici. Ma se tu vuoi essere un vero amico, sii onesto. E sii spietato.